Un saluto di pace e bene a tutti i presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo questo momento di preghiera con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, oggi è un giorno nuovamente di festa per non solo la cappella, la nostra cappella, perché oggi è proprio il giorno in cui si ricorda la solennità della Madonna della Guardia, ma oggi per il paese di Suvero, ma ancora di più per il paese di Beverone, che si trova vicino a Suvero. Oggi è per noi la solennità del martirio di San Giovanni Battista. In realtà in tutta la Chiesa oggi si festeggia questa grande memoria, però per noi è solennità. Anche perché la nostra parrocchia di Suvero è dedicata a San Giovanni e quindi si fa ovviamente festa. Allora io ci tengo davvero a augurare ancora una volta a tutti i paesani di Suvero, ma ancora di più ai paesani di Beverone, una buona e santa solennità di San Giovanni Battista, del martirio di San Giovanni Battista, e auguro una buona festa anche a voi che siete in collegamento. Ci prepariamo a iniziare tutti insieme questo momento di preghiera. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi,
alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Insieme. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio.
la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, oggi ancora una volta il Vangelo ci insegna una cosa importantissima che troppo spesso noi sottovalutiamo o non vogliamo darci veramente il giusto peso. Come sappiamo, il re Erode temeva Giovanni Battista, lo ascoltava volentieri, anche se qui, come ci dice il Vangelo, non è che ci capiva molto, restava molto perplesso, però Erode comunque vigilava su Giovanni, è un po', tra virgolette, come se quasi gli volesse bene. Ecco. Che cosa succede però? Che l'amore umano, questo ve l'avevo detto anche un po' di tempo fa, l'amore umano però troppe volte va esattamente al contrario rispetto a quello che invece è l'amore di Dio, che è l'unico vero amore che noi dovremmo avere nella nostra anima. Allora vediamo nel Vangelo che quando a un certo punto Erode fa una festa, gli dice alla figlia di Erodiade: dimmi quello che vuoi e io te lo darò. Allora la fanciulla va e gli dice: mamma, che cosa devo chiedere a Erode? E ovviamente sua madre, che non aveva proprio capito niente per quanto riguarda il concetto di amare, disse: la testa di Giovanni il Battista. Ma sapete perché ha fatto esattamente questa richiesta Erodiade? Perché Giovanni Battista, lei, come c'è scritto anche nel Vangelo, lo odiava e voleva non vederlo più. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, ditemi la verità, e qua non ci dobbiamo nascondere, quante volte l'essere umano ragiona così? Quante volte noi stessi, quando vediamo persone che magari ci stanno antipatiche, che non vorremmo più neanche vedere, a volte ci vengono in mente certi desideri, come questo di Erodiade? Eh sì ragazzi, è brutto da dire, vero? Ma troppe volte il nostro pensare solo a noi stessi ci ostacola il percorso verso l'amore di Dio. Certe volte la nostra vita viene usata soltanto per noi stessi, cioè io voglio questo, voglio questo, voglio questo, quella persona mi sta antipatica, non la voglio neanche più vedere, vattene via, per fare un esempio. No ragazzi, no. No perché? Perché questo non è amare, questo è un amare a piacimento. Quella persona mi piace, quella persona mi ha aiutato, quindi torna con me, l'abbraccio, eccetera, eccetera. Quella persona lì mi ha fatto vivere una vita brutta, mi ha sempre calunniato, mi ha detto brutte parole, anche in pubblico, no, non lo voglio più vedere, se ne vada via. No, cari fratelli e sorelle, non è questo il vero amore di Cristo. È proprio questo che oggi ci insegna il Vangelo. Noi non dobbiamo mai vivere la nostra vita ragionando umanamente, no? Perché se noi ragioniamo umanamente, cosa succede? Succedono i pasticci, perché l'essere umano solo con la sua mente e non con Gesù non va da nessuna parte, perché l'uomo che cosa pensa? Ai soldi, al guadagno, a farsi rispettare, alla vita mondana, ai piaceri, ai godimenti. E molto spesso queste cose vanno contro a quello che ci dice Gesù. Il Vangelo di oggi ci fa comprendere una cosa importante, che noi dobbiamo amare non secondo il volere umano, non secondo la nostra volontà, secondo la volontà di Dio.
perché solo quella volontà ci salverà. Ecco, noi veramente dovremmo dire sempre questo a Gesù: Signore, insegnaci ad amare, ma non secondo il modello umano, ma secondo il tuo modello del tuo amore, un amore eterno che dura per sempre. E io questo, carissimi, lo dico molto spesso, non solo qui in diretta su YouTube, ma anche in altre occasioni mi capita anche di dirlo, cioè noi esseri umani appena vediamo uno che ci fa uno sgambetto, ci ride in faccia, ci calunnia, ci dice tutte queste cose, lo accusiamo, lo denunciamo, gli facciamo dei pasticci, andiamo magari anche in tribunale, eh? Gesù è andato volontariamente sulla croce per salvare soprattutto i peccatori. Ma ci stiamo rendendo conto, fratelli e sorelle, di che amore grande ha avuto Gesù nei nostri confronti? E come Lui ci ha amato e ci amerà fino alla fine, non dovremmo anche noi, verso i nostri fratelli e sorelle, essere come Gesù, cioè ricchi di amore, di fede, di gioia e di perdono? Sì, lo possiamo essere, ma deve essere soprattutto una nostra volontà di esserlo. Noi possiamo dire: io ho una fede enorme, io prego tantissimo. Sì, una persona può anche pregare tantissimo e può essere anche molto fedele, ma se non ci sono le opere buone, è una fede inutile. Io prego tantissimo, però quando una persona mi chiede di perdonarla, io non la perdono. No, perché non hai capito niente. La vera fede, fratelli e sorelle, è quella dove c'è preghiera, incontro con il Signore e opere buone, soprattutto nei confronti del prossimo. E tutte queste opere buone, farle nel nome di Gesù. Questo, fratelli e sorelle, è veramente una vera fede, quella basata sull'amore in Cristo Gesù. La nostra vita deve essere basata sempre guardando quel crocifisso dove Gesù è andato volontariamente su quella croce perché ci voleva salvare dal maligno. Lui si è sacrificato per noi. I martiri, come San Giovanni Battista, Santa Maria Goretti, San Lorenzo, San Massimiliano Kolbe, Santa Teresa Benedetta della Croce, Sant'Agata, Santa Lucia e molte altre, cosa hanno fatto? Hanno preferito, piuttosto che peccare, o hanno preferito, piuttosto che fare cose oscene, piuttosto andare a morire, andare con il Signore. È questa, fratelli e sorelle, la vera fede. Nella nostra vita noi non dovremmo mai pensare di vivere nel peccato, perché chi vive nel peccato è a rischio. Noi dovremmo invece ogni giorno dire: no Signore, io voglio vivere la mia vita solamente unito a te. E quando mai noi cadiamo nel peccato, dobbiamo al più presto confessarlo. Ma non è che perché allora questa cosa l'ho detta io, allora voi ci dovete credere. Perché questa cosa che vi sto dicendo, tutti questi discorsi che vi sto dicendo, non sono discorsi miei che questa mattina mi sono scritto e ora vi sto leggendo, anche perché non ho neanche un foglio in mano. Questi discorsi che vi sto dicendo sono tutti discorsi che li ha detti Gesù. L'importanza di vivere senza peccato mortale nella nostra anima, l'importanza di amare, ce l'ha detto Gesù nella notte dell'ultima cena. Ed è troppo importante amarci gli uni gli altri e vivere senza peccato. Questo è ciò che veramente oggi ci insegna il Vangelo. Noi dobbiamo vivere sempre nella fede e nell'amore del Padre. Ogni giorno
ci dobbiamo mettere a disposizione del prossimo e di chiunque abbia bisogno di noi. Ogni giorno noi dobbiamo amare, perdonare, pregare il Signore. Amare il prossimo, pregare, perdonare e pregare per chi ci ha fatto del male e lodare e pregare il Signore, perché ogni giorno ci doni sempre più amore, perché noi possiamo anche darlo a chi non ne ha. Questa è la vera fede, fratelli e sorelle, vivere strettamente uniti a Cristo e vivere strettamente uniti all'amore. Eccola la vera fede, quella che hanno vissuto tutti i santi, la fede che mai tramonta, quella dove c'è preghiera, parola di Dio, momenti di incontro con il Signore durante le messe, durante i vespri, in ogni momento della nostra vita, e poi le opere buone. Questa è una vera fede, opera buona più i momenti di preghiera. Allora sì che la fede è veramente vera, perché oltre alla preghiera, alla partecipazione alle messe, eccetera, eccetera, c'è anche una nostra volontà di compiere opere buone verso il prossimo. Allora la nostra fede risulta veramente piena al 100%. Piena di cosa? Di Cristo Gesù, nostra guida e nostro Salvatore. Allora, concludendo questa mia riflessione, che cosa ci ha insegnato oggi il Vangelo? Ci ha insegnato ancora una volta l'importanza che noi dobbiamo dare a amare non secondo la nostra volontà umana, ma vivere la nostra vita solo con l'amore di Cristo, unico amore che veramente ci porterà alla gioia eterna. E allora chiediamo a San Giovanni Battista che ci aiuti sempre nella nostra vita a viverla chiediamo a San Giovanni Battista che ci dia sempre una mano a vivere uniti in Cristo Gesù e uniti al suo amore eterno. Chiediamo perdono al Signore per tutti i peccati che abbiamo commesso e chiediamo davvero a San Giovanni che, come ci ha insegnato il 24 giugno per la sua natività, ci insegni davvero ancora una volta, San Giovanni Battista, l'importanza di festeggiare il giorno del Signore ogni domenica. Noi dobbiamo essere in chiesa per pregare e gioire nel giorno di festa del Signore. Ma ancora più importante, chiediamo veramente con il cuore in mano a San Giovanni Battista che ogni giorno ci aiuti a preparare la nostra strada di vita più liscia e dritta possibile, per poter arrivare il meno lentamente possibile e il più velocemente possibile verso Gesù. Ringraziamo allora il Signore per il dono di questa memoria e per il dono di questo grande santo e preghiamo affinché la nostra vita possa essere sempre vissuta in Cristo Gesù. Viva la Chiesa, viva Gesù, viva San Giovanni Battista! Terminiamo questo momento di preghiera con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: rinnovo, Padre, i prodigi del tuo spirito. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo spirito. Queste preghiere dei fedeli sono le stesse del 24 giugno. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo spirito. Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente.
Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito, per noi qui presenti e per tutti coloro che sono in collegamento via internet. Riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione. Vi do ora gli appuntamenti prossimi. Vi ricordo, questa mattina, tra poco, alle 11, le letture solenni della Madonna della Guardia. Sabato 31 agosto, nel canale della Cappella, ci sarà come sempre il momento di ringraziamento a Maria per il dono di questo mese appena trascorso. 1 settembre alle ore 11 le letture domenicali. Infine, 3 settembre, martedì, alle ore 18 le letture di San Gregorio Magno. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Terminiamo questo momento di preghiera con il canto Venne un uomo. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Buona giornata a tutti voi.